presento e poi Mario. Esattamente, Allora, esattamente. è una cosa che è Adesso andata ce nel l'ho qua. cuore di Mario e l'ha condivisa con me e ha trovato ovviamente un portone aperto. Cioè, vorremmo condividere insieme a voi la differenza che c'è tra essere credenti ed essere creduloni. Soprattutto per quanto riguarda il modo in cui nel Nuovo Testamento, o meglio nel Nuovo Patto, meglio, il Signore ci guida, guida i suoi figli per cercare di sfrascare un po' degli atteggiamenti che a volte vengono, a volte per ingenuità, a volte anche per cose trasmesse, perché ci sono cose che vanno di generazione in generazione finché non vengono tagliate, non vengono rimesse a posto, riguardo il modo in cui il Signore guida nel nuovo patto i suoi figli e soprattutto il modo in cui il Signore non guida nel nuovo patto i suoi figli. E credo che questo argomento possa aiutarci a sfrondare un po' di roba che non sta né in cielo né in terra e nemmeno nella Bibbia. E cercare insieme di toccare dei punti che possano aiutarci a capire quanto il Signore sia semplice e quanto sia vero quello che Gesù ci ha chiesto, cioè di essere come bambini e non di diventare degli pseudomistici o dei teologi o dei super spirituali, che sono la categoria che a me fa più paura di tutti. E quindi niente, Mario, ti lascio la parola perché è una cosa che è nata principalmente da te. E quindi ti lascio la parola su questo. Ok, quello che vorrei fare velocemente è definire un attimo cos'è la fede, cos'è la fantasia e cos'è la presunzione. Ok, perché abbiamo diviso queste differenze tra credenti e creduloni. In queste tre categorie: fede, fantasia e presunzione. Oh, fede significa agire di conseguenza a ciò in cui si crede. E Walter mi può correggere, se mi sembra che dal greco Giovanni 3,16, quando dice affinché chiunque crede in lui sia aispis tuo, che vuol dire praticamente credere dentro, una preposizione che vuol dire entrare, incorporarsi a tal punto che si passa dalle parole ai fatti. In altre parole, non è soltanto credere che pioverà perché abbiamo pregato per la pioggia, ma è soprattutto uscire con l'ombrello a ciel sereno in quanto ci aspettiamo un diluvio. Cioè c'è quel buttarsi, voglio spiegarvelo così, è come quando Pietro esce dalla barca, cioè è un mettersi, un immedesimarsi in quello che credi, non è soltanto una cosa di testa, non è soltanto un assenso mentale, ma è un entrare in questa, vuol dire vivere normalmente nell'attesa del suo intervento, senza forzare, manipolare o inventare metodi nuovi. Per convincere Dio a fare ciò che gli abbiamo chiesto, solo fidarsi dei suoi tempi e delle sue risposte. Perché? Perché Dio non dice sempre di sì. Tararam. Facciamo un esempio: il lebbroso, vi ricordate quando è sceso dal monte il famoso, quello che io chiamo il killer sermon, il sermon killer, che è il sermone del monte. Sul monte, quando scende ai piedi del monte c'è un lebbroso che gli dice: Signore, se vuoi puoi mondarmi. E Gesù gli dice: Sì, lo voglio, sii mondato. Bam, bam, bam. Quindi lo vuoi? Sì, lo voglio, finito. Qualche volta dice no, qualche volta dice non subito, non adesso. Ad esempio, Luca 15, si parla sempre del padre del figlio del prodigo, ma vi immaginate la madre? Perché di solito se c'è un padre ci dovrebbe essere anche una madre, teoricamente, ma quindi ci doveva essere anche una madre. La madre che probabilmente tutti i giorni andava da Geova a chiedere: Signore, salva mio figlio, Signore, salva mio figlio, Signore, salva mio figlio. E la risposta qual era? Che
Non ancora, perché non è ancora cotto. Il figlio del prodigo doveva essere cotto a punto giusto quando sarebbe rientrato in se stesso, circondato dai porci, e avrebbe capito qual era la soluzione per la sua vita. E spesso e volentieri noi cerchiamo di accelerare i tempi e le persone non sono ancora cotte, la cottura non è ancora fatta. Quindi c'è il sì, c'è il non ancora e poi c'è il no. C'è il no di Dio a Gesù nel Getsemane o a Paolo con la spina nella carne, dove la risposta chiaramente è no. Gesù dice c'è un altro modo di fare questo e Dio dice no. Paolo dice per 3 volte gli ho chiesto di togliermi sta spina e Dio ha detto no, la mia grazia ti basta. Quindi togliamoci dalla testa il fatto che Dio dice sempre sì, ok? Quello che penso io è probabilmente la definizione migliore della vera fede è quella di quel vecchio santo, non santo in quanto c'era l'aureola in testa, ma santo in quanto cristiano, Francesco di Assisi, lo stesso nome del Papa, che disse incomincia col fare il fattibile, poi fai tutto il possibile, dopodiché fidati di Dio per quanto riguarda l'impossibile. Quindi la fede non è quella cosa strana, eterea, eccetera, no. Fai il fattibile, poi fai tutto il possibile, dopodiché fidati di Dio per quanto riguarda l'impossibile. Quindi aver fede significa fidarsi di Dio e vivere di conseguenza. Walter, cosa dici? Ah, sì, volevo aggiungere una cosa. Tu hai citato il termine pistis, no? Che vuol dire fede. Sì. Il termine si comprende bene nel suo significato. Se andiamo al verbo da cui viene, che è peito. Il verbo peito vuol dire essere convinti dentro. Ok, ti ricordi quando la Bibbia dice che Abramo era pienamente convinto che ciò che Dio gli aveva promesso, perché la Bibbia non dice che le nostre ubbie sono nel sì e nell'amen, ma che le sue promesse sono nel sì e nell'amen. E questa è una cosa molto importante da comprendere. Che cos'è la fede? La fede è una profonda convinzione che non viene da uno sforzo. Tant'è vero che Romani 17, verso 10, verso 17, dice la fede viene. Se la fede viene, è un'impartizione. Tu citavi Pietro. Pietro ha udito un comando da Gesù e aveva la scelta, che era vieni, e aveva la possibilità di seguirlo o di non seguirlo. Esattamente. È quando la Bibbia dice addirittura fissando gli occhi su Gesù che crea la fede. Poi non è nemmeno... così, sai il verbo greco bellissimo di quel fissando, cos'è Mario? Nel greco originale è aforao. Aforao viene da apo, che vuol dire via da, e orao, che vuol dire guardare. Letteralmente andrebbe tradotto distogliendo gli occhi da tutto ciò che non è Gesù. Cioè, non guardare le circostanze, guarda lui. Perché noi predichiamo solo Gesù? Perché la fede viene quando vedi lui. Quando lui si manifesta, lui crea la fede. Quando lui in Marco 11 dice abbiate la fede di Dio, non è uno sforzo, è un'impartizione. E quando esattamente mette nel cuore quella convinzione, non hai più bisogno di sforzarti. Anzi, la fede ti porta nel riposo. Perché tu sei pienamente convinto con Abramo che ciò che Dio ha promesso è in grado di farlo, lo farà 18-21 anni dopo come con Isacco, ma quello che Dio promette, Dio lo fa. La fede non è né misticismo, né uno sforzo mentale, e io non posso nemmeno dire che siccome la Bibbia dice che Gesù ha camminato sulle acque, quando io vado a farmi una pescata a mezzo canale, vado a farmi una passeggiatina perché difficilmente tornerò a casa. Aspetta che adesso ci arriviamo. E non perché io non abbia abbastanza fede, ma non perché, ma perché la fede viene. Alla fine, torniamo a quello che dicevamo l'altra volta, è la relazione con Gesù che ti l'unica. porta. È quello, nasce tutto da lì. Altrimenti, se scorporiamo da lì, noi creiamo delle dottrine, tiriamo fuori le cose che riguardano Gesù da Gesù e non funziona più niente. Ma la grazia stessa funziona in questo modo, è l'incontro con Gesù. Ecco perché io e Mario non predichiamo nient'altro se non Gesù e la sua opera
opera finita. Quindi cosa è la fede? La fede è una cosa molto semplice, è una profonda convinzione che ti viene dal vedere Gesù o dal credere che il Signore metta qualcosa nel tuo cuore, un seme nel tuo cuore, che viene direttamente da Lui. Ed ecco perché l'unico modo di vivere per fede non è dire adesso io faccio, adesso io vado perché ho fede, lo credo e accadrà. No, no. È una dipendenza filiale che ti porta a avere quel peito, quella profonda interiore convinzione che non è qui, è qui. Mario, ti do la parola e ti vedo in ebollizione. È la fiducia, è quella cosa che dice il bambino che dice papà mi ha promesso di portarmi ai baracconi. Quando? No, ma mi ha promesso di portarmi ai baracconi, ma è già finito il weekend, dice vabbè sarà la settimana. È per quello che dicevo che Dio non dice sempre sì, perché dobbiamo renderci conto, dobbiamo rilassarsi, dobbiamo, come diceva Walter, dobbiamo togliere tutto quello che non ha a che fare con Gesù e rilassarsi nella relazione che abbiamo con Gesù e dire quando vuole, come vuole e se vuole. Perché c'è anche quello, adesso voglio parlarvi velocemente della fantasia, quindi la fede, abbiamo detto, è quella cosa che ti fa uscire con l'ombrello a ciel sereno perché hai pregato per la pioggia. La fantasia, invece, è far dire a Dio qualcosa che non ha mai detto. Esatto. Solo un paio di esempi. Se vuoi che ti guarisca, non devi andare dal dottore e prendere le medicine. Ovvero. Il profeta Isaia dice al re Ezechia, quando lui aveva un bel bubbone, che se, noi toscani lo sappiamo cos'è il bubbone, ma è un'ulcera, e gli dice di fare un impasto di fichi e di mettercelo sopra, praticamente una medicina, praticamente è una pomata, è un qualcosa di esterno. Perché Dio non gli dice a Isaia, Isaia di Ezechia di dichiarare 3 volte il fatto che per le mie lividure lui è guarito e di digiunare fino a domani mattina e sarà guarito? No, gli dice di prendere una medicina. Quindi non mettiamo in bocca a Dio delle cose che non ha mai detto. A Paolo non ha mai detto. A Timoteo dice di bere un po' di vino. A Timoteo per le indisposizioni di stomaco. Esattamente, Timoteo, c'hai mal di pancia, beviti un po' di vino rosso. Non sono, oppure un'altra bellissima che io qui non so se anche in Italia si sente, ma qui la sento: se dici veramente di fidarti di me, non devi assicurare la macchina. No, questa manca, ma arriverà. È incredibile. Qui se dici di fidarti di Dio, non devi assicurare la macchina. Poi padapam, pastore, mi presti 10.000 euro? No, vai a piedi. Prendi l'autobus. In Luca 22, 36, Gesù dice ai suoi discepoli: chi ha una borsa la prenda con sé e così pure una sacca, e chi non ha la spada venda la sua veste e ne compri una. Quindi ci sono anche delle cose fisiche che dobbiamo fare, non necessariamente se poi Dio ti dice chiaramente, non, statemi a sentire, perché ripeto, nella tua relazione, se Dio ti dice chiaramente voglio che tu fai una cosa piuttosto che un'altra, ma senz'altro, ma cerchiamo di usare quella materia grigia che Dio ci ha messo fra le orecchie, e di, pazzie del tipo, questo lo so che in Italia ce l'avete, se vuoi che Dio ti ascolti devi fare il digiuno, cibo, bevande, piaceri, eccetera, niente televisioni, niente caffè, niente gelato. Qui da noi 40 giorni senza caffè, senza gelato, senza... Ma perché che Dio è lì che dice, uè ragazzi, Walter, sono 40 giorni che non prende il caffè, io gliele devo dare le risposte per forza, non posso. Gabriele, guarda mio figlio, sono 2 settimane che non guarda la televisione, ma ti rendi conto Gabriele, ma forza glielo devo dare questo. Per quanto riguarda il digiuno, senti, Romani 14, 22, 23, dall'annuncio, libera interpretazione di Babbo Mario, delle lettere di Paolo
alla luce della grazia e in linguaggio corrente. Interpretazione, non traduzione, perché chiaramente non posso. Dice: stai attento al tuo rapporto con Dio, ma non imporre nulla agli altri. Ti va bene se la tua fede e la tua condotta vanno d'accordo, ma se tu non ne fossi certo, se noti che le tue azioni non si allineano col tuo credo, allora sai che stai sbagliando. Se oggi imponi la tua opinione agli altri e domani la cambi per fargli piacere e vivi una vita incoerente con ciò di cui sei convinto, sbagli. Siamo liberi in Cristo, ma ciò non vuol dire che non bisogna usare il buon senso o vivere nell'amore degli altri. Quindi fantasia vuol dire mettere qualcosa sulle labbra di Dio che non ha mai detto. Non ho bisogno di opere di fede, non ho bisogno di causare nulla, ho bisogno di semplice fiducia nel cuore di Dio. Guarda cosa dice Giovanni 6, le folle chiedono a Gesù: che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Gesù rispose e disse loro: questa è l'opera di Dio, dal plurale al singolare, che crediate in colui che egli ha mandato. Tutto un tratto non c'è più tutto quella pletora di cose che dobbiamo fare: digiunare, pregare, saltare su e giù, svegliarsi alle 3 di mattina per leggere la Bibbia. No, soltanto credere, avere fiducia in quel Dio in cui crediamo di credere. Walter. Volevo entrare un po' più profondamente, Mario, in quello che tu hai ottimamente preparato attraverso questa riflessione giustissima sulla fede, che è il modo in cui il Signore guida e il modo in cui il Signore certamente non guida i credenti del nuovo patto. E vorrei partire dal fatto che non possiamo trascinare con un copia e incolla degli elementi del vecchio nel nuovo. Non possiamo. Come non possiamo leggere certi versetti del vecchio patto se non li rileggiamo alla luce del nuovo. Un esempio: Salomone dice in un proverbio: chi confessa i propri peccati e l'abbandona otterrà misericordia. Nel nuovo patto funziona invece così: chi trova misericordia come conseguenza abbandona i propri peccati. È rovesciato dalla croce. Quindi ci sono dei principi che noi dobbiamo comprendere alla luce del lavoro di Cristo al Calvario. Poi alla fine è tutto lì. Se tu capisci bene lo scambio della croce e il lavoro finito, totale, saprai anche rileggere. Infatti Gesù dice che lo scriba saggio è quello che trae dal proprio tesoro cose nuove e cose antiche. Non dice cose nuove e cose antiche, perché le antiche le devi rileggere alla luce del nuovo. Detto questo, nel Vecchio Testamento il Signore guidava le persone dall'esterno. Le guidava dall'esterno perché lo Spirito Santo veniva su, non in, su di loro, alcune persone, profeti, sacerdoti, giudici, per un tempo per guidarli. Spesso li guidava attraverso una guida particolare, che era sempre il consultare l'Urim e il Tumim, che erano due pietre con scritto praticamente sì e no, una bianca e una nera, e si illuminava la nera, era no, si illuminava la bianca, era sì. Oppure attraverso i profeti, che erano le guide profetiche, perché le persone non avevano lo spirito residente in loro. Ma oggi noi siamo in una posizione completamente diversa e infinitamente superiore, perché il Dio che noi vediamo esterno al Vecchio Testamento è dentro di noi. Quindi, qui io vorrei aprire una parte e curarla insieme a Mario. Dobbiamo capire che cosa vuol dire quando il Signore può guidarci, ma dobbiamo sfrondare tanti atteggiamenti che sono più superstiziosi che relativi ad una relazione con il nostro Papà Celeste e con lo Spirito Santo. Numero uno, mettere sempre un punto interrogativo. Io quando vado in giro in ministro, il Signore si muove spessissimo e io spesso ricevo parole di conoscenza, ma il più delle volte devo fare il passo di fede di dire: questa idea che sento dentro di me può essere lui, posso essere io. Poi arriva la persona che dice: tu hai parlato del seno sinistro. Dio, in quell'istante, ha guarito il seno sinistro. Grazie, Signore, ti ho sentito. Ma prima di dire Dio mi ha detto, io ce l'avevo in chiesa sto problema, Mario.
ci ho combattuto anni, insomma, rifiutandolo. Dio mi ha detto una parola grossa. Anche se tu ricevi una parola profetica in un'assemblea, è sempre meglio dire: io credo di sentire nel mio cuore che il Signore, perché già se la metto in questo Esatto. modo, se è una cosa di lì e non fa male a nessuno, ma dire il Signore dice l'Eterno è una grossa responsabilità, così come certamente Dio non guida le persone, e ora ne parleremo, attraverso delle cose strane. Che ne so, mi passa un camion con scritto frutta e verdura, il Signore mi ama a portare più frutto, ma io dico no, è lì che subentra la materia grigia. Dio non guida oggi le persone così. Ci può essere il caso in cui davanti a qualcosa il Signore ti parla dentro, ma non è un messaggio che viene dall'esterno. È un'idea, è un pensiero, è qualcosa che germoglia nel tuo spirito, a volte passa alla tua mente, perché, ascoltate, il Signore per parlarci usa le cose che Lui ci ha dato. Usa innanzitutto il nostro spirito, che è il luogo dove risiede lo Spirito Santo, che è la parte più interna di noi. A volte può usare, io mi ritrovo a volte a ministrare a occhi aperti, vedo, pur non vedendolo, magari un qualcosa che Dio sta guarendo, ma non è una cosa esterna, è una cosa interna. E che io ho messo, tra l'altro, tanti anni a riconoscere, perché all'inizio chi si azzardava, ho detto, oh, non so, mi sembra di vedere una lastra, ma sono cose interiori alle quali io ho cercato di avvicinarmi con molta cautela. Perché? Perché abbiamo a che fare con la nostra vita e la vita delle persone. Quindi prima di partire in tromba dicendo che se ho sognato questo, allora Dio cosa mi vuol dire? Innanzitutto non ha senso oggi che tu vada a chiedere a una terza persona il senso del sogno, perché non siamo più né al tempo di Giuseppe, non siamo più al tempo di Daniele. Primo. E oggi la Bibbia dice chiaramente che i figli di Dio sono guidati dallo Spirito di Dio, non sono guidati né dai profeti, non sono guidati dai sogni. Un sogno profetico semmai può confermare qualcosa che il Signore ha già messo dentro di te, così come una parola profetica. Il dono della profezia è un dono che esiste, e Paolo dice il più prezioso, ma nel nuovo patto non ha il fine di dirigere. Ragazzi, non fate dirigere la vostra vita dai profeti, perché la Bibbia non dice che tutti quelli che Mamma mia. sono dai profeti sono figli di Dio. La Bibbia dice che tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono i figli di Dio, perché è lo Spirito che grida Abba Padre. Per aiutarci, può darsi che dopo un po' di tempo tu riceva una parola che va proprio a confermare, ma quello che il Signore ha già messo nel tuo cuore, perché la profezia oggi non serve a dirigere, ma a esortare, consolare ed edificare. Queste sono le funzioni, non a guidare. Amen, amen. Mario, ti do la parola. Amen. Quindi abbiamo visto la fede, abbiamo visto la fantasia, adesso voglio parlare della presunzione. Presunzione è pensare che tutto ciò che Dio dice, lo dice a me. Uno dei problemi più ricorrenti nella vita di un credente è che ci piace immedesimarci in qualsiasi versetto di scrittura nel quale ci imbattiamo. Ok, noi abbiamo un problema, dobbiamo uccidere Golia. Perché Davide ha ucciso Golia e noi abbiamo bisogno di un altro lavoro, dobbiamo uccidere Golia. E Golia chi è? Il capufficio, quello che non ci vuole dare il lavoro, è il gigante che ci sta davanti. No, amore mio, no, apriamo il Mar Rosso. Noi, Mosè ha aperto il Mar Rosso e allora apriamo il Mar Rosso. Camminiamo sull'acqua, generiamo miracoli su richiesta, ma non tutta la Bibbia è diretta a te, amore mio. Esempio, Matteo 17, qui c'è una piccola rivelazione che voglio condividere perché l'ho vista ieri e mi ha benedetto. Matteo 17, dal 24 al 27. Gesù paga il tributo. Quando giunsero a Capernaum, gli esattori di didramme si accostarono a Pietro e dissero: Il vostro maestro non paga le didramme? Egli disse sì, e quando fu entrato in casa, Gesù lo prevenne dicendo: Che ti pare, Simone, da chi prendono il re della terra i tributi o le tasse? Dai propri figli o dagli estranei? Pietro gli disse: Dagli estranei. Gesù disse: I figli dunque sono esenti.
C'è il Nuovo Testamento, c'è il Vangelo qui dentro. Da chi li prende le tasse Dio? Da chi li prende il re dell'universo? Da chi incassa le tasse e i tributi? Le incassa dagli altri, non dai figli. I figli sono esenti, i figli sono esenti da qualsiasi tassa, da qualsiasi tributo. Perché? Perché sono figli. Quindi, ciò che può, tu immaginati questo. Allora gli dice Pietro, gli dice dagli estranei, i figli sono esenti, tuttavia per non scandalizzarli va al mare, getta l'amo e prendi il primo pesce che verrà, apri la bocca e lì troverai uno statere. Lo statere era una tetradrachma, cioè la didramma era ok, fammi spiegare. La didramma era il ciclo dell'offerta, il riscatto della propria vita in Esodo 30 e dell'espiazione della vostra. Quindi praticamente era una tassa di riscatto, un contributo per riscattare la propria vita. Ok? Adesso immagina, ed era un ciclo, che erano due didramme, oppure chiamato anche uno statere o una tetradrachma. No. Immaginatevi quello che, perché lo statere in fondo al mare non c'è andato per caso, qualcuno l'ha perso. Certo. No, 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 non è che cascava. Qualcuno andava a fare Walter Biancalana a pescare i tonni, e invece di pescare il tonno gli è cascato il portafoglio e gli è cascato lo statere in fondo. Dio, Gesù comanda il pesce di andare a prendere lo statere. Lo statere cos'era? Era due di dracma, che erano due tasse. Due tasse. Una per Pietro e una per Gesù. Ma Gesù non aveva bisogno di espiare la sua vita. Gesù non aveva bisogno di pagare la tassa. Perché? Perché era un figlio. E quindi questa tassa era praticamente disponibile a chiunque l'avesse avuta, a chiunque l'avesse avuto necessità. Quindi Gesù, praticamente prendendo quella cosa che quella persona aveva perso, sembrava una perdita, ma si è trasformata nel prezzo del riscatto per quella persona che l'ha persa. Esatto. Quindi quello che poteva essere una maledizione si è trasformato in un'enorme benedizione. Quindi quando adesso quello che voglio dire è questo: non applicare questo versetto a te, perché allora, siccome Pietro è andato a pescare il pesce, ha trovato il siglo, lo statere in bocca, allora vado anch'io. Ti assicuro che Walter può andare a pescare per 3 anni di seguito senza mai scendere dalla barca, ma state tranquilli che non tirerà mai su un tonno con uno statere in bocca. Su questo ci puoi contare, perché nel golfo di Piombino probabilmente gli stateri non ci sono. Ma tra l'altro, quindi appropriatevi di versetti che non sono vostri, che non c'entrano accidente di niente. Questa è la presunzione. La presunzione è quella di credere che tutto quello che è scritto qui è diretto a me, è diretto a te se te lo dice Dio, se te lo dice lo Spirito Santo. Può anche essere diretto a te, ma non lo dice a te, l'ha detto a Pietro. Ha detto a Pietro: vai a pescare il pesce. Un'altra cosa che ha creato mare di problemi, qual è? Giovanni 19, Gesù dalla croce dice, vedendo sua madre e presso di lei il discepolo che egli amava, disse a sua madre: donna, ecco tuo figlio. E poi disse al discepolo: ecco tua madre. E da quel momento il discepolo l'accolse in casa sua. Non diceva a te, diceva a Giovanni, al discepolo che amava. Risultato, cosa è successo? Che adesso Maria è la madre di tutti. Vabbè. Perché ci si appropria di questo versetto, che non c'entra niente, non l'ha detto a te, non l'ha detto a te: Maria è tua madre, prenditi cura di lei. No, l'ha detto a Giovanni. Certo. Quindi. Ma anche Giovanni 10. Vai Walter. No, vai. Finisci. No, Giovanni 10 dice questo: chi entra per la porta è il pastore delle pecore, a lui apre il portinaio. Le pecore ascoltano la sua voce e gli chiama le sue pecore per nome. Per nome. Tu,
Chi è il portinaio? Il portinaio è colui che apre la porta al pastore, che rivela al pastore, alle pecore. In Giovanni 16 Gesù identifica questa persona con lo Spirito Santo. Anche Paolo, due volte ai Corinzi e una ai Colossesi, identifica colui che apre la porta, che apre una porta con lo Spirito Santo. Quindi lo Spirito Santo ti apre la porta così che il pastore ti possa chiamare per nome. Amore mio, lo Spirito della rivelazione ti chiama per nome. Il versetto ti chiama per nome, ti chiama per nome, lo senti che sta parlando a te. Quindi sì, ci sono versetti che parlano in generale a tutti, ma lo Spirito Santo apre la porta della rivelazione all'individuo che possa sentire Gesù chiamarlo per nome. Qualcosa rivolto a me e solo a me. È vero. Altrimenti è presunzione. È verissimo. Ma anche nel soprannaturale c'è a volte un'idea mistica del soprannaturale, che se possibile vorrei in due minuti provare a rimettere a posto. Il misticismo con la fede non c'entra niente. Noi non siamo chiamati a essere mistici, no. Siamo chiamati a essere persone equilibrate. E addirittura Paolo, in Romani 12, quando dice presentate i vostri corpi come un sacrificio vivente a Dio gradito, questo è il vostro culto spirituale, il testo originale dice questo è il vostro culto logico. Logicos. Cioè razionale. Vi faccio un esempio. In Esodo capitolo 14 c'è una delle manifestazioni soprannaturali e non sto dicendo che non esiste il soprannaturale, anzi, ma vorrei aiutarvi a farvi capire come il soprannaturale di Dio rispetta sempre una logica divina, ma logica però, che è l'apertura del Mar Rosso. Al verso 21 dice Mosè, stese la sua mano, il Signore fece ritirare il mare con un forte vento orientale. Notate che siamo nel deserto e siamo di notte. E nel deserto e di notte la temperatura va spesso sotto lo zero. Mario, ti vedo bloccato. So se mi senti. Ci sei? Allo? Dacci un segno che non ti sei congelato anche. Vai. Ok, adesso ti sei sbloccato. Ok, ok. Sì. Dicevo, la notte, nel deserto la temperatura va sotto zero, arriva un vento orientale, ok? Quindi dal deserto arabico, di notte, e la Bibbia dice, durato tutta la notte, e lo ridusse in terra asciutta, le acque si dividero, i figli di Israele entrarono in mezzo al mare in terra asciutta, e le acque formarono come un muro, nella Bibbia ogni parola ha un senso, il muro è duro. Cioè non è l'immagine di Charlton Heston con l'acqua. Dio non le fa. Attenti, come un muro alla destra e alla loro sinistra, un forte vento orientale. Poco più avanti, nel canto di Israele, è scritto al verso 8, 15 verso 8, al soffio delle tue narici le acque si sono ammucchiate, le onde si sono rizzate come un muro, i flutti si sono fermati nel cuore del mare. Sapete cosa dice Giobbe 37 verso 10? Al soffio di Dio, al soffio delle narici di Dio, si forma il ghiaccio e si indurisce la distesa delle acque. Cosa è accaduto? Che il mare ha formato un muro di ghiaccio, è diventato solido, perché ci sono state delle concause, come lo statere caduto nel momento in cui il pesce passa, in cui l'acqua si è bloccata, è diventata ghiaccio. Infatti poi dice la mattina verso l'alba, quando la temperatura aumenta, la mattina verso l'alba dalla colonna il Signore guardò, colse, e poi al verso 27 dice Mosè stese la sua mano sul mare, il mare sul far della mattina riprese la sua forza. Ma la parola originale ebraica non è forza, è motilità, fluidità. Perché col calore della mattina il ghiaccio si scioglie e il mare riprese il movimento. E così sappiamo. È stato un miracolo. Certo che è stato un miracolo, ma è stato un miracolo dove il Signore ha fatto coincidere delle cose fisiche in modo soprannaturale. E infatti Salomone, nel libro dell'Ecclesiaste, dice che le cose di Dio dipendono dai tempi e dalle circostanze, e il miracolo è proprio che il Signore vuole guidarti attraverso una relazione personale nel posto giusto al momento giusto. Gesù passò nel posto giusto al momento giusto quando incontrò la Samaritana.
in un momento particolare. Quello è il timing, credo si dica così, no, ma divino in cui il Signore ci porta, sì, ma non fa attraverso delle cose mistiche. Il soprannaturale di Dio è un soprannaturale di un Dio che è logos e che quindi è un Dio logico, non è un Dio strano. Le cose, quando mi è successa una cosa strana, è difficile. Il Signore non fa cose strane, il Signore fa cose belle, fa cose armoniche, fa cose che non vanno mai a cozzare. E spesso le persone stanno lontane da noi o non ci ascoltano perché noi ci muoviamo a volte in maniera strana, in maniera mistica, diciamo delle cose che se l'avessero dette a me invece di incontrare Gesù in quella macchina benedetta quella notte, io sarei scappato a gambe levate dicendo: ma voi siete pazzi, perché sì, un conto è che dicano pazzi perché vedano nella gioia, un conto è che ci dicano pazzi perché facciamo delle cose pazze. Cioè Dio oggi per parlarmi parla nel mio cuore. Gesù ha detto: le mie pecore ascoltano, non imparano ad ascoltare. Non hai bisogno di fare una scuola biblica per imparare. Se Dio vuole farsi capire da te, si fa capire da te. La responsabilità non è di te figlio che devi imparare ad ascoltarlo, ma è di un padre che si deve far capire. E stai sicuro che Dio sa farsi capire molto bene. È una forza da battere. Non devo partire dicendo: ma Samuele non si è mai chiesto, ma come faccio a capire quando mio padre mi parla? Certo che quando aveva 2 anni io non gli parlavo come gli parlo oggi, adattavo il mio modo di parlare perché lui potesse capirmi. E quando a volte siamo appena nati nella fede, sembra quasi facile, no, sentire la voce di Dio. Man mano che cresciamo dobbiamo capire che il Signore ci comincia a trattare da figli un po' più grandi e quindi ci guida certamente attraverso delle emozioni interiori. Magari senti di prendere una decisione, preghi e senti che non devi andare da quella direzione lì. Vi ricordate quando Paolo e Barnaba vogliono andare in Oriente e lo Spirito Santo non lo permise? Cioè, che cosa fece? Creò un blocco dentro di loro, sentirono che quella non era la strada e che più che cercavano di andare di là e più le porte si chiudevano, e andarono in direzione contraria. Cioè, non c'è bisogno di fare scuole bibliche per imparare, però dobbiamo toglierci dall'idea, dobbiamo toglierci l'idea che il Signore ci parli in maniera superstiziosa, perché quella non è fede, è superstizione. Ma allora io stanotte ho sognato che, e allora Dio cosa mi vuol dire? Guarda, se già dici cosa Dio mi vuol dire, stai tranquillo che non è Dio a parlarti, perché se Dio ti parla, ti fa capire. Che non è Dio, esattamente. Quello che ti dice. Mario, ti do la parola. Esattamente. Esattamente. C'è una bellissima definizione della parola nella Shema Israel. Shema Israel è la preghiera che gli ebrei ripetono ogni giorno, che è: ascolta Israele, Signore Dio tuo è uno. E dice: Signore Dio tuo è uno. Quella parola lì, uno, è quello che ha bloccato, è la parola che ha bloccato da secoli gli ebrei per accettare la divinità di Cristo, perché il Signore Dio tuo e Elohim Adonai Echad, però io non sono uno studioso a livello di niente, però un libro me lo so leggere, un paio di cose le so leggere. Echad parla di unità, parla di armonia, parla di accordo. Echad, c'è questa unità. Cioè, in altre parole, ti faccio un esempio: una dozzina è una dozzina, sono 12, ma è una dozzina. C'è un'unità in questo, c'è un insieme, c'è un accordo, c'è un'armonia in questa cosa che le fa diventare una dozzina. Non sono 12 cose separate, ma è una dozzina. E la stessa cosa è in Dio. Ecco il motivo per il quale la parola iniziale, Bereshit, nel nome, in Genesi capitolo 1, la parola iniziale che parla di Dio è la parola Elohim. Elohim è il plurale, in un certo senso, di El, che vuol dire Dio. Elohim vuol dire dei, praticamente, ma non è dei, ma è questo Dio Echad, plurale, che tanto è vero dice: facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza. Ora non entriamo nelle idiozie di Mauro Biglino,
c'è questa idea di questa pluralità di personaggi nel concetto di Dio, che però rimangono uno. È stata chiamata Trinità, la parola Trinità, come sappiamo, non esiste nella Bibbia, ma nei Colossesi Paolo la chiama Deità, un qualcosa che contiene Padre, Figlio e Spirito Santo. Quindi è come quando tu dici una coppia è una, non sono due coppie, è una coppia, però in quella coppia ci sono due persone. Quindi questo Echad vuol dire è un'armonia, è un accordo, è una sinfonia, non è una cacofonia. Io tante manifestazioni spirituali, diciamo, per me sono una cacofonia, mi danno fastidio vedere le persone rotolarsi per terra e imitare gli animali, mi danno fastidio certe persone che urlano, che sai, ti sarà successo anche a te, Walter, ma ci sono persone che arrivano e cominciano a urlare, cominciano a vomitare, cominciano a sputare, e che no, ma quello lì è un demone. Ma perché il demone deve uscire a pezzettini? No, ma non poi quelli degli animali. C'è tutta questa che esce dalla personalità di Dio. Ed ecco perché in Giacomo, ad esempio, Giacomo dice che dove c'è contesa. In inglese è molto, molto meglio la parola strife. Strife è un attrito, è un qualcosa che graffia, è un qualcosa che è una cacofonia, che dà fastidio. Dove c'è strife, dove c'è la contesa, tutte le opere malvagie sono presenti. Perché? Perché quando c'è strife, quando c'è questa contesa, questo disaccordo, non c'è Dio. Ciao Walter, ci sono. Che è successo? Non lo so, però io ci sono, ti vedo. Ci sono. Mi senti, Mario? Mi senti? Pronto, chi parla? Parlo io. Aspetta, è finito. Ah, ecco, sei tornato. Ma non ti sento più. No. Tu mi senti? Vabbè, allora finisco io, poi finisci tu, dai, che così almeno. Quindi io quello che stavo dicendo era proprio che alla presenza di Dio c'è una... Ecco perché quando si parla di pace che va al di là della comprensione, perché quando si presenta Dio c'è accordo, c'è sinfonia, c'è sumfonos, suoni che vanno d'accordo insieme, c'è un qualcosa che ti mette la pace nel cuore, c'è un qualcosa che ti fa tirare un sospiro di ti fa riposare, ti fa, il mio giogo è leggero, il mio carico è semplice, tutto. Alla presenza di Dio c'è questa Echad, questa unità, questo accordo che non esiste in queste manifestazioni mistiche, come le chiama Walter, manifestazioni che ti danno fastidio, che ti mettono in un senso di disagio, che ti almeno a me, poi magari io sono l'unico, ma questo è quello che penso io, che quando arriva Dio, quando si presenta Dio, quando lo Spirito Santo parla e si presenta, c'è questa Echad, c'è una sinfonia, c'è un accordo, c'è una pace, c'è una calma, le acque calme dove la cerva si riflette, c'è una situazione di calma, di pace, di gioia, di tutti i frutti dello spirito che si manifestano. E non c'è paura, astio, confusione, cacofonia, eccetera. Vai, Walter, io non ti sento più, però vai. Io volevo sottolineare che amo tanto e che si trova in Michea, capitolo 6, verso 8, dove è scritto così: O uomo,
egli ti ha fatto conoscere ciò che è bene. Che altro richiede da te il Signore, se non che, ascoltate, tre cose, tre, non 50.000, tre. Uno, che tu pratichi la giustizia. La giustizia è sempre il fondamento. Se tu non hai rivelazione che attraverso il sangue di Gesù tu sei giusto e sei stato reso giusto agli occhi di Dio, non andrai da nessuna parte. Molte persone dicono, ma io non sono guidato dal Signore. No, probabilmente c'è qualche condanna nel tuo cuore, probabilmente tu senti una distanza, senti una condanna, che Dio non è davvero completamente dalla tua parte, che il Signore ti può tirare qualche tranello, che forse ce l'ha con te perché hai fatto qualcosa. La croce ha messo a posto ogni cosa nella tua vita. Il lavoro di Gesù ha messo a posto ogni cosa nella tua vita. Quindi, uno, che tu pratichi questa giustizia che tu hai ricevuto da Lui. Due, che tu ami la misericordia, non il giudizio. Che tu ami il perdono, che tu ami, che tu veda le persone con un cuore di perdono, che tu veda le persone con il cuore che tu hai ricevuto da Lui. Due, che tu ami la misericordia, non il giudizio. E che cammini umilmente con il tuo Dio. Ascoltate, tre cose. Che tu pratichi la giustizia, che tu ami la misericordia e che tu cammini umilmente. Ragazzi, se c'è un frutto che è prezioso nel camminare col Signore, è veramente l'umiltà. L'umiltà di sentirsi piccoli nelle sue mani. Mario, ti ricordi quando la Bibbia dice umiliatevi sotto la potente mano di Dio perché Egli vi innalzi a suo tempo? Ma quella parola, umiliatevi, che è foriera di cose assurde, il verbo umiliarsi nelle parole di Pietro è il verbo tapeinoo, che vuol dire rendersi piccoli. La traduzione di quel passo non è umiliatevi sotto la mano di Dio, è fatevi piccoli nella mano di Dio, perché più ti fai piccolo nelle sue mani e più Lui sa portarti in alto e più Lui sa sollevarti e più Lui sa proteggerti. Purtroppo ci sono delle traduzioni che sono veramente perniciose. Tapeinò vuol dire farsi piccoli, camminare umilmente dicendo Signore, io ho fede, questa è la pistis, io ho fede che la mia vita è nelle tue mani, che tu mi hai salvato e mi hai nascosto in qualche modo nel tuo figlio, che tu sei venuto a vivere dentro di me così che io e te siamo mescolati e non ci separeremo mai più, che il tuo sorriso è su di me, la tua ira si è scaricata su Gesù perché la tua grazia, il tuo favore, la tua countenance, come dicono gli inglesi, fosse sulla mia vita. Questo è il fondamento della giustizia, che tu ami la misericordia, perché se conosci il Signore, Dio è misericordia, non puoi conoscere Lui ed avere giudizio verso gli altri. Sono due cose che non stanno insieme, non è possibile. Ecco perché tutto parte da una relazione di grazia e il basamento è la giustizia dell'opera della croce che ci ha reso figli giusti. E Paolo dice giustificati per fede abbiamo pace con Dio, e da questa pace è che tu cammini umilmente con il tuo Dio, che non vuol dire io sono umile, non sono niente. No, cammini umilmente vuol dire che ogni giorno tu sai che la tua vita dipende da Lui, che la mattina quando ti alzi tu sai che la sicurezza viene da Lui, e alla fine Lui rimarrà l'unica cosa, l'unica roccia nella quale tu ti puoi fidare in ogni giorno della tua vita. Perché? Perché Lui è per te e lo ha dimostrato dando alla morte suo figlio e facendolo risorgere dai morti. Ma è importante, con questo Mario ti do la parola, che noi comprendiamo che lo Spirito Santo che ci guida è dentro di noi. Userà cose che appartengono alla nostra natura che Lui ci ha dato
e che ci ha redento. La nostra mente deve essere illuminata dallo Spirito Santo, non bypassata dallo Spirito Santo. Cioè io non uso il cervello perché ho lo Spirito. Tesoro mio, ma lo Spirito comunica con i tuoi sensi, comunica con la tua mente, comunica con il tuo spirito, comunica con le tue percezioni. Non è una cosa che crea una schizofrenia, come diceva Mario, crea un'armonia. Quando il Signore mette un pensiero dentro di te, produce pace, fede, speranza, ti edifica, ti conforta, ti calma, ti dà la forza di fare quello che magari tutti dicono di lasciar perdere. Ma la cosa importante è che per ascoltare la voce di qualcuno ci devi stare vicino. Quanto più tu hai il cuore sgravato dal peccato, dice l'autore della lettera agli ebrei, sgravato dal senso di colpa del peccato e con la certezza che sei puro, sei stato santificato, sei stato lavato, sei stato liberato, sei stato redento e messo in una posizione di grande favore, dice Paolo agli Efesini, più la tua vita non andrà a cercare segnali esterni, mistici, strani, ho incontrato quello che mi ha detto allora Dio. No, no, il Signore ti guida in maniera molto semplice, a volte non te ne accorgi nemmeno. Quando il Signore ti guida, a volte non te ne accorgi, ti trovi a fare delle cose, entri in una dinamica di riposo, dove Lui ti guida e se esci fuori strada hai la certezza che il Signore sa rimetterti se il tuo cuore è retto sulla giusta strada. Non è da darti una bastonata perché sei andato un attimo troppo a destra, troverò il modo di guidarti come un padre guida i suoi figli. Mario. Salmo 46 e versetto 10 dice: fermatevi e riconoscete che io sono Dio. C'è in questa, Davide era profetico, ok, in tantissime, nel Salmo 22, nel Salmo 23, in tantissimi salmi parlava profeticamente, pur avendo lo Spirito Santo su di sé e non in sé, ma parlava profeticamente. Perché? Perché Gesù è il figlio di Davide, vabbè, comunque non importa. Quindi qui sta parlando profeticamente di quello che è la vera fede. Sta dicendo, fermatevi. Quindi vuoi avere fede? Fermati, frena un attimino, come Elia nella grotta. Ascolta la voce del silenzio. Prima c'era il terremoto, poi c'era il fuoco, poi c'era il vento, poi c'era questo, e poi un soffice sussurro, non so come si dice in italiano, che praticamente dovrebbe essere tradotto la voce del silenzio. Ci sono dei momenti in cui devi smettere di parlare, devi smettere di confessare la parola, devi smettere di fare cose, di dire cose, di leggere, devi soltanto fermarti e avere fiducia che tuo padre nel tuo cuore ti parlerà. Fermatevi e riconoscete, fammi vedere cosa dice questo, riconoscete, sospendete le luci, ok. Fermatevi e riconoscete. Yada è una conoscenza intima. È una conoscenza intima. È un po' come nel Nuovo Testamento proscollao. C'è Adamo conobbe Eva. È una proscolla, c'è la parola colla, c'è qualcosa che si unisce. Yada vuol dire è un'unione intima. Quando fermati e riconosci che tuo padre ti parla, riconosci che tuo padre ti vuol bene, riconosci che se tu chiedi un pezzo di pane a tuo padre non ti dà una pietra, non ti dà una serpe, non ti dà una maledizione, non ti dà un giudizio, riconosci. Siediti, tira un respiro di sollievo, accetta questa armonia che è un'aurea intorno a Dio, c'è questa armonia, quest'unità, accetta quello e usa il cervello. La Bibbia dice che Dio ci ha dato una mente sana. Usa la mente sana, non
come si dice in inglese, don't check it at the door, non lasciarla fuori casa, non lasciarla fuori casa, non lasciarla come si, una volta si lasciava il cappello prima di entrare nei ristoranti, non lasciarla fuori, portatela dietro la mente, perché Dio te l'ha data per un qualcosa. Ricordati sempre che il tuo spirito è come, guarda, qui c'ho un computer. Questo computer qui dentro c'ha una memoria, un hard drive, ok? Tutto quello che succede in questo computer è contenuto in quell'hard drive, ok? Ma sai cosa ci faccio con quell'hard drive? Niente, se non ho che cosa? Se non ho lo schermo. Lo schermo è la mia mente, lo schermo sono i miei pensieri, lo schermo è il modo, è lo strumento che mi dà la possibilità di arrivare all'hard drive, al tuo spirito. Dio non ti parla con sto per arrivare, no, ti parla attraverso pensieri, attraverso emozioni, attraverso sentimenti che ti arrivano nella mente. È per quello che devi coltivare la tua mente ed è per quello che Paolo dice, ragazzi, rinnovate. Ok, comunque quella cosa lì, mi fido di Walter anche se non lo senti. Immaginate che fiducia che ho di quest'uomo, anche se non lo sento, mi fido di quello che dice. Quindi fate attenzione a questo esempio. Questo è il vostro spirito è qui dentro, il vostro spirito è hard drive. Ma è Dio attraverso il wifi, attraverso l'internet, comunica con il tuo hard drive qui dentro. Ma non puoi tu senza lo schermo, non puoi raggiungere l'hard drive, non sai quello che succede nel tuo spirito, a meno che non riesci a usare la capoccia. E la capoccia Dio te l'ha data per qualcosa, usala, non la mettere fuori casa, lasciarla lì perché io intanto ho lo spirito di Dio e allora non ho bisogno di usare la testa. Usa il buon senso, tu sei libero in Cristo, ma anche sei libero di non essere di essere una persona saggia. Ok, vai Walter. Sì, è vero. Tra l'altro, capita spessissimo che il Signore a volte pensi di essere tu e magari è il Signore che ti sta parlando. Io mi ricordo che quando era 2 settimane fa ero a predicare dalle parti di Vercelli e avevo finito di ministrare e viene una sorella e mi dice: Walter, puoi pregare per me? Io ero stanchissimo, però ho detto certo, non si risolve. E stavo pregando per lei, e questa sorella io non l'avevo mai vista e conosciuta. Mentre prego per lei, dico: vuoi che preghiamo per qualcosa in particolare? Dice: sì, vorrei pregare per un mio figlio che non abita qui, sono molto preoccupata per lui e vorrei pregare per lui, Dio sa cosa è. Va bene, inizia a pregare per lei. E mentre prego per lei, nella mia mente sento un pensiero che non c'entrava nulla, che c'era qualcuno che veniva guarito a un'anca. E allora io mi sono girato, l'incontro era finito, le persone stavano parlando intorno tra di loro, sai, del più e del meno. Mi sono girato e ho detto: scusate, ma io credo che qui ci sia qualcuno che sta guarendo un'anca. E questa donna mi prende le mani in lacrime e mi fa: ma è il motivo per cui ti avevo chiesto di pregare, è mio figlio che ha bisogno di essere guarito alle anche. Pensa tu, e per lei è stato un segno talmente grande che Dio sapeva il bisogno di suo figlio prima ancora che lei l'avesse detto, che lei è scoppiata a piangere e mi ha detto: adesso so che gli occhi del Signore sono su mio figlio. Per dire, pure io non ho sentito squilli di tromba, manifestazione, sono pensieri, sono come sussurri che lo Spirito Santo rilascia dal tuo spirito nella tua mente. Quindi più la tua mente è ferma nel riposo, nella fiducia nel Signore. E poi ricordati una cosa, che la Bibbia dice che Gesù non avrebbe gridato nelle piazze. Non ricordate, non griderà nelle piazze, non romperà la canna infranta, non spegnerà. Lo Spirito Santo a volte è un sussurro. Io le parole di conoscenza che a volte ricevo sono sussurri flebili, perché Dio non ha bisogno di gridare, gridano le persone che hanno bisogno di imporre, ma l'amore si sussurra. Tant'è vero che quel passo, Mario, che tu hai scelto prima del Salmo 40, quando dice:
in inglese, no, be still and know that I am God, fermatevi in italiano. Sai la parola lì, be still, nell'ebraico cos'è? È Rafa. La parola Rafa è simile alla parola Rafè, che vuol dire guarigione. La parola, lo insegnavo l'altra volta, la parola Rafè è fatta di tre lettere, Resh, Pe, Aleph. Resh è la testa, Pe è la bocca e Aleph è il toro del sacrificio. Cioè, mettiti nella tua testa e dichiara con la tua bocca che è il sacrificio di Gesù che ti guarisce, non l'unto di turno. Ma se tu togli l'Aleph e metti He, che è la quinta lettera, la lettera della grazia, non viene Rafè, viene Rafa. E Rafa in ebraico vuol dire relax, cioè rilassati e sappi che io sono Dio. Entra nella pace, è in quel relax, è in quella fiducia, quella, la fede. Una volta il Signore mi mise nel cuore, anni fa, la fede va sempre in armonia con la pace. Se non è accompagnata dalla pace, non è la fede di Dio. La fede di Dio produce sempre pace dentro di te. Perché? Perché Dio è pace, perché Gesù è Sar Shalom, è il principe della pace, perché Gesù si manifesta sempre nella pace. Ed è in quella pace in cui la tua mente, in quel frutto meraviglioso di Galati 5 che è autocontrollo, che è una traduzione pessima, in realtà è mente sana, come un lago tranquillo, le acque tranquille di cui parla il Salmo 23, è lì che puoi udire nel tuo cuore. Ma quando io dico udire, non ti parlo di sentire trombe dall'esterno o segnali strani. Dio non fa queste cose. È nella voce di silenzio che udì Elia, è in quel mormorio dello Spirito Santo che lui rilascia quel sospiro, quella parola talmente a volte sommessa. Ma le cose deboli di Dio sono più potenti del grande fragore delle acque di questo mondo. Mario. Sì. Ok. Bellissimo, è interessante Walter, quando Gesù moltiplica i pani e i pesci, cosa dice ai discepoli? Gli dice, dite alla gente di sedersi, perché soltanto in un'attitudine di riposo che tu riesci a ricevere un miracolo. Dite, sedetevi, statevi tranquilli, rilassatevi, perché non c'è niente da fare, ci penso io. Voi pensate a ricevere, voi aprite il cuore, aprite la mente, fidatevi di me, lasciate che sia io. Oggi purtroppo c'è questa isteria che bisogna urlare, bisogna fare, ai primi del secolo scorso c'erano i pentecostali americani che, ragazzi, era da tapparsi le orecchie, perché urlavano, c'era sempre bisogno di rumore, di urla, di suono, mentre invece c'è la calma, la voce del silenzio. Quando arriva Gesù c'è la voce del silenzio. Gesù dice a tutti quanti, ditegli di sedersi, riposatevi, perché in un'attitudine di riposo è più facile ricevere un miracolo. È vero. Amen. Amen. Mario, pure tu la Abba papà, ci sono in questo momento ci sono centinaia e probabilmente fra stasera e domani migliaia di persone che si chiederanno, sì va bene, ma non devo fare niente, Abba papà, non devo neanche che ne so, pregare, fare. Il cuore di Dio è enorme e contiene tutto, ma la chiave di tutto è la libertà di sentirti a casa con papà, che papà non ti farà male, che papà non ti tratterà male, che papà non ti... Rilassati, pensa un attimo. Pensa un attimo, io ho 75 anni e quindi è tanto tempo che non mi ricordo di mio padre, ma immaginati un attimo di arrivare a casa, di correre come Samuele con Walter, di correre e correre dal tuo babbo e di abbracciarlo
di mettergli la testa sulla spalla. Quello che mi sta succedendo oggi con mio figlio, Dio mi ha strabenedetto con un figlio che a 40, 44 anni mi reputa il suo eroe, il suo. E viene qua, è alto tanto così più di me, però arriva, mi abbraccia, mi mette la testa sulla spalla e sapete cosa mi dice? Mi dice: Babbo, dimmi che andrà tutto bene. E qualche volta bisogna correre da Dio e mettergli la testa sulla spalla e dirgli: Abba, papà, dimmi che andrà tutto bene, perché è tutto quello di cui ho bisogno. Oggi, ragazzi, vi rendete conto che noi siamo qui a parlare della Bibbia, di miracoli, di guarigioni. E ci sono milioni di persone in Ucraina che non sanno neanche se saranno vivi domani. E che l'unico. Oggi non hanno bisogno di prosperità, non hanno bisogno di moltiplicazioni dei pani e dei pesci, non hanno bisogno di guarigione, hanno soltanto bisogno di una spalla dove possono mettere la testa e dire: Papà, dimmi che andrà tutto bene, dimmi che ce la facciamo, dai, che in un modo o nell'altro ne usciamo. E io questo voglio lasciarvi con questo pensiero, con il pensiero che possiamo correre nelle braccia del nostro Signore, fermarsi e sapere che lui è Dio, che lui è papà e che andrà tutto bene. Vi benedico con questa convinzione, con la convinzione di un Dio che in questo momento vi sussurra nel cuore, vi sussurra nelle orecchie, quel figlio che ha bisogno di tornare a casa, quel matrimonio che ha bisogno di essere sanato, quella malattia che ha bisogno di essere guarita, in un modo o nell'altro andrà tutto bene. Vi benedico con vita abbondante nel nome di Gesù. Amen. Ok, Walter, un bacione. Ciao, ciao a tutti quanti. Buonanotte. Buonanotte.